Siamo in compagnia del principe Diofebo Meli Lupi di Soragna, che ci ha ospitato all'interno della rocca dove vive, una rocca che è possibile anche visitare. Principe, intanto grazie per l'accoglienza, grazie per la sua disponibilità. In questo preciso momento ci troviamo nel giardino esterno. Sì, quello che è il parco della rocca. C'è un cortile interno, era quello per scaricare le carrozze quando arrivavano, far scendere le dame, scaricare i bagagli. E questo invece era il parco che fino ai primi dell'Ottocento era un parco all'italiana, con tutti gli itinerari misterici studiati apposta. Poi, stufi di questo, nell'Ottocento, ha chiamato l'architetto Voghera, il quale l'ha trasformato in parco all'inglese. E in questo parco c'è come particolarità, a parte il lago, che con la terra di riporto del lago hanno costruito delle grotte che servivano come ghiacciaia, e c'è anche un punto che è il più buio in assoluto, proprio non si vede niente per 2 o 3 metri, proprio più assoluto, più buio al mondo, dicono, forse no, ma l'elemento più amato da me è questo noce nero americano che ha 300 anni ed è considerato da tutti, degli esperti che l'hanno misurato con il laser, con i sistemi particolari, la pianta più grande d'Europa. Infatti ci vogliono 6 persone per abbracciarlo. Noi adesso attraverseremo la rocca e lei ci regalerà anche dei piccoli segreti, delle piccole leggende, grazie al nostro Filippo Fontana. Però prima di lasciarla a Filippo io le chiedo anche questo. E cosa significa portare con sé tutta la storia di una famiglia così importante, oggi che siamo nel 2018? Beh, nel 2018... si porta un peso, un po' di peso sulle spalle di quello che è stata tutta una storia, però è anche un grosso arricchimento mentale, culturale. Secoli di tradizione, di usanze, ti danno una forma, un'educazione avuta da mio padre a sua volta, avuta da sua nonna, così, eccetera, eccetera, che sono su 3 basi, su 3 concetti principali: correttezza, onestà e generosità. Grazie, noi la lasciamo allora in compagnia del nostro Filippo Fontana e facciamo la visita della sua rocca. Va grazie. Via? No, non vada via. No, resto qui. Siamo qui ospiti del principe Diofebo Meli Lupi di Soragna, gran cancelliere dell'ordine costantiniano di San Giorgio. E principe, ci vuole raccontare un po' le vicende di questa bellissima dimora della rocca di Soragna, prima di visitarla, insomma, sotto la sua guida? Beh, passiamo un pochino lontano nel tempo. Soragna viene dal latino, dal greco anzi, neatura, porta nuova, ed era il confine fra il regno longobardo Mobertego con la capitale Pavia e l'impero romano d'Oriente con la capitale a Ferrara. Questo siamo nell'Ottocento. I primi briganti longobardi, cosiddetto lupi, erano dei briganti che scorazzavano in questa zona assieme ai loro amici i Pellavicino, diventati poi Pallavicino, i Malaspina, quelli del cattivo Spino, erano tutti briganti predoni che controllavano un certo territorio di transito e poco per volta hanno fatto una piccola fortuna che poi hanno perso con altre battaglie, eccetera. I primi lupi avevano costruito una piccola fortezza
dall'altra parte del fiume Stirone, una piccola fortezza, poi ingrandendosi, rendendosi il favore all'imperatore piuttosto che al Papa o ai vari potenti locali, hanno costruito la prima fortezza di qua da Stirone, qui in località Porta Nuova, Nea Sora, Sora Nea Soragna. E quindi hanno questa costruzione, questa fortezza, con le quattro torri laterali, col dongione, col fossato intorno, per difendersi dagli attacchi dei vicini e di quelli di partiti opposti. Certo. Con la nomina principe del Sacro Romano Impero eravamo protetti dall'imperatore, per cui non era più necessario avere un esercito a propria spesa, anche c'è la sala d'armi ancora con le armi, ma quindi è stato ingrandito, il fossato praticamente è stato tolto, dal ponte levatoio abbiamo fatto un ponte in pietra, in modo che si poteva circolare con le carrozze, e quindi adesso ha preso l'aspetto attuale. Certo, intanto sono stati piccoli cambiamenti, ma proprio praticamente dal 600 adesso quasi nulla. È più una residenza signorile che un castello di difesa, ecco. Sì, da castello di difesa del signorotto locale è diventato una residenza, chiamando appunto i migliori, insomma, bravissimi artisti dell'epoca come Cesare Baglioni, Fratelli Bibbiena ed altri, per decorare le stanze in modo come quello che fa il bullo, si sparaparanza una Ferrari, facciamo uno status symbol. Esatto, un altro tipo di esibizione, che era quella anche per il proprio gusto di avere un posto bello dove vedere delle cose interessanti, storiche. Certo, aveva anche una funzione di mecenatismo e di incoraggiamento dell'arte. Quello di mecenatismo, di cultura dell'arte, così anche come la biblioteca, che contiene ancora tutti i documenti dall'imperatore, tutte le firme dell'imperatore, da Carlo V all'altro imperatore Eugenio di Savoia, e soprattutto la cosa importante, il libro dei livelli, cioè tutto quello che è stato comprato e venduto dal 1300, 1200, 1300 in avanti. Un po' di anni fa, viene da ridere perché un turista un po' grosso si era appoggiato a un tavolo veneziano del 600. Il tavolo è crollato. Non ha retto. Allora ho fatto denuncia all'assicurazione, mi ha fatto la stima per il restauro di circa poco meno di 2.000 euro, ma l'ispettore della compagnia di assicurazioni, come 2.000 euro per un tavolo? Lei ha qualche documento che dimostri il valore di questo tavolo? Ha tirato fuori un documento appunto del 1621, questa costruzione di due tavoli pagati allora 2.000 ducati d'oro, corrispondono a circa 250.000 euro adesso. Quando ho visto quel documento ho detto, si è convinto, ho fatto subito la pietanza. Eugenio di Savoia,
che era il comandante delle truppe austriache nella guerra contro i francesi, venendo giù dalla Val d'Adige, non ha passato tutti i vari fiumi che erano dalle Alpi che erano in piena, ha passato una sola volta il Po, mm-hmm, e poi ha raggiunto praticamente Torino con 15 giorni di vantaggio, ma si è fermato qua. E ancora delle lettere, delle disposizioni di Eugenio di Savoia, Eugen von Savoy, mm-hmm, come si firmava, che proibiva ai suoi soldati ufficiali di toccare cose, animali, beni e donne del principe di Sardegna. Segue all'interno della Rocca, quali sono le sale più interessanti? Le sale, ma sono diverse le sale sia pian terreno, in due aree diverse, che al primo piano. Da pian terreno si comincia con la sala delle grottesche o del baglione, dipinta nella seconda metà del Cinquecento, dove ha un itinerario molto particolare, un itinerario misterico molto particolare, che finisce dietro delle ante, dietro queste ante c'è l'altare, sì, perché è la via per la ricerca della verità. No. Poi c'è una sala d'Ercole, la sala di Giulio Campi, che ha dipinto queste trovate sotto delle vernici, sotto degli intonaci che stanno sgretolandosi. Nel toglio l'intonaco sono venuti fuori questi dipinti. Poi c'è la sala degli stucchi, la sala della Galleria dei Poeti. La Galleria dei Poeti era, come dire, un passaggio per andare dal castello al teatro. Sì. Per non uscire hanno fatto questa galleria dedicata a quasi 100 metri, dedicata a quattro poeti italiani, quattro poeti latini e quattro poeti greci. Cappella di Santa Croce. Ecco, e lei ha fatto recentemente una importante scoperta, qualcosa che anche meno un po' di anni fa dovevamo fare consolidare il pavimento in quella zona. Per poter passare sotto si doveva passare da un passaggio qua. Alzando questa lapide, c'è una scala, ma mi sono trovato a destra e a sinistra sopra dei catafalchi dei corpi completamente risecchiti, ma ancora con i loro vestiti, gioielli, abiti e tutto, i miei antenati, perché si usava seppellire nella cappella di famiglia. Non c'era ancora il cimitero, la tomba del cimitero, si seppellivano nella cappella. E che effetto le ha fatto? Un tuffo intanto nella storia? Ciao nonne! Passeggiando con mio cognato ai Champs-Élysées a Parigi, c'era una bottega di antiquario
Guardando un po', vedo questa statua, leggo, e vedo che c'è scritto Diophoebus Lupus fecit fare 1470 e fermato da Jacopos Amadeus fecit hoc opus. Ecco, io non mi ricordo di averla fatta ordinata questa qua, ma comunque ho detto a mio cognato, vai tu a vedere a trattare il prezzo, perché se vado io che mi chiamo Diophoebus Lupus, chissà cosa mi tiro su. L'ha trattata, l'ha presa, pagata, spedita, portata, ed è questo Ecce Homo di Jacopo Amadeo, quello che ha anche fatto le statue del Duomo di Cremona, sì. La Basilica, come si chiama lì, la Certosa di Pavia. E che cosa ha provato quando visto? Ho detto, ma ti conservi ancora bene, Diophoebus. Principe, il nostro giro termina qui, alle nostre spalle cosa abbiamo? Dove mi butto quando sono disperato? Dal fortino? No. Nell'Ottocento venne rifatto dall'architetto Voghera il parco da giardino all'italiano e il parco all'inglese e venne scavato una buca per fare questo lago. E con la terra di riporto venne costruita una collinetta là e una collinetta qua, con dentro una grotta e col punto più buio in assoluto, e servivano come ghiacciaio. Quella quindi siamo proprio in questo... per conservare i cibi. E il ghiaccio veniva portato dalle navi, questi velieri, dei Corazza, quelli che avevano il castello di Tabiano, prima Pallavicino. I Corazza erano dei genovesi che trasportavano il ghiaccio dal nord dell'Europa, lo portavano qua e si mettevano nelle ghiacciaie, anche nelle Villa Verdi, cioè la ghiacciaia dove si potevano conservare i cibi che sennò si deterioravano. Grazie. A voi. Appartiene alla Rocca di Soragna la leggenda di Cassandra. Nel giugno del 1573 fu ritrovato il corpo di una giovane donna assassinata. Era stata assassinata Cassandra Marinoni. Cassandra era la moglie del marchese del castello, Diophoebus Melilupi. Ancora oggi, a distanza di 400 anni da quell'assassinio, la leggenda vuole che senza pace il fantasma di Cassandra si aggiri ancora tra le mura della Rocca di Soragna.